Gentili signore e signori, buonasera. Queste immagini vi giungono da Cascina. Siamo in provincia di Pisa. State vedendo alcuni scorci del paese. Tra alcuni istanti prenderà il via la seconda tappa del terzo giro della regione toscana internazionale dilettanti. Si parte dopo la tappa che ieri ha dato un volto direi abbastanza definitivo alla classifica. Vediamo la polizia stradale che sta ottimamente operando in questo giro della Toscana. Dicevo, si parte con Roberto Pistore in maglia di leader davanti a Luca Scinto a un primo e 17. Poi abbiamo Peter Luttenberg a un primo e 20. Andrea Vatteroni a due primi e 11. Roberto Rofi a 2:25 con lo stesso tempo Elio Aggiano. Siamo su Luca Scinto con il numero 1, indossa la maglia arancio. Questi sono i corridori pochi istanti prima della partenza. Ci sarà il via ufficioso davanti al municipio di Cascina. Siamo sulle miss della corsa. Ormai tutto è pronto per dare il via ai 108 atleti. Direzione di corsa affidata a Pieri Bassano e a Massimo Gemme. Dicevo, tutto è pronto. La giornata fino a questo momento è stata a fasi alterne. Auguriamoci, dopo la grande pioggia di ieri, che quest'oggi le condizioni atmosferiche siano migliori. Siamo ancora su Luca Scinto e su Previtali che stanno indossando le maglie rispettivamente arancio e verde, ed eccoci ora sulle varie leader delle classifiche. Abbiamo visto Luttenberg, Pistore, Scinto, Previtali e il danese Christiansen. Eccoci, questi ripeto sono i leader delle classifiche, tutto è pronto, ci sarà il via ufficioso. Poi dopo 4 chilometri la corsa si fermerà e ci sarà il via ufficiale. In questo momento sono le 13:20, si parte da Cascina per questa seconda tappa valida per il 20° trofeo Ettore Meini, Gran Premio Cassa Rurale Artigiana di Cascina, quarta coppa Nideberti Ferramenti. Organizzazione dell'Associazione Ciclistica Capanne con la collaborazione appunto dell'amministrazione del Comunale di Cascina e del gruppo sportivo Ettore Meini di Cascina. Sono 134 chilometri in programma con il Gran Premio della Montagna Santa Maria a Monte e soprattutto con il temutissimo Monte Serra che gli atleti affronteranno dopo un'ottantina di chilometri di gara. Quindi stiamo percorrendo il tratto di trasferimento. Vi abbiamo già ricordato la classifica per quanto riguarda le prime posizioni. Praticamente si tratta dell'ordine d'arrivo della tappa di ieri, la tappa di Volterra, conclusasi con l'assolo di Roberto Pistore del gruppo sportivo Ecoclear. Vediamo qui inquadrato con il numero 93 il leader della classifica. Ripeto, a San Giovanni all'Avena ci sarà una sosta, i corridori dovranno mettere piede a terra. E a proposito, ieri ci sono state alcune polemiche per la partenza, il via che secondo alcuni non sarebbe stato regolare. Naturalmente direi oggi la corsa verrà fatta sostare in località San Giovanni all'Avena per prendere il via ufficiale. Si punterà verso Pisa, eccoci sul direttore di corsa Pieri Bassano che sta pilotando insieme al suo collaboratore Gemme questa manifestazione. E dicevo, eccoci davanti alle ferramenta Nideberti a San Giovanni all'Avena dove è in programma la partenza ufficiale, quindi tra alcuni istanti prenderà il via la seconda tappa del terzo giro della regione toscana internazionale dilettanti. In questo momento Pieri Bassano dà il via ufficiale, si parte per questa attesissima seconda tappa con, ripeto, il Gran Premio della Montagna a Santa Maria a Monte e a Monte Serra. Soprattutto questa salita che dista una ventina di chilometri dalla conclusione è temutissima dai ragazzi. C'è subito un allungo di Ramacciotti, Nicola Ramacciotti della Bottegone Italiana Petroli, Edil Giusti sembra intenzionato a vivacizzare subito l'andatura, ma ripeto, gruppo compatto dopo circa 250 metri dalla partenza. Siamo al 24° chilometro di corsa, sta nascendo il primo tentativo di fuga della giornata. Vediamo con il numero 16 Giuseppe Di Fresco che ha lasciato da poco il gruppo e si sta avventurando in questo tentativo isolato. Giuseppe Di Fresco difende i colori del gruppo sportivo Bottegone Italiana Petroli Edil Giusti, 24° chilometro ricordo di gara. Come possiamo vedere il gruppo, ci sono alcuni allunghi, comunque il vantaggio di Di Fresco al momento è di 150 metri, staremo a vedere se questa azione prenderà consistenza. Probabilmente Di Fresco sta cercando di fare un plotoncino, ma
e dietro il gruppo non si sfalda, rimangono ancora tutti uniti, quindi il vantaggio di Di Fresco stenta a decollare. Lo vediamo ancora che si volta e di lì a poco avviene il ricongiungimento. Ci siamo portati in testa alla gara, questo è il furgone che apre appunto la carovana. Ora andremo a vedere appunto la macchina della direzione dell'organizzazione con Sauro Valori e Stefano Guerrieri, che sta precedendo i corridori per controllare che tutto si svolga nel migliore dei modi. Eccoci ora su un agente della polizia stradale, direi in vena di acrobazie, il gruppo è lì alle spalle, compatto, ci stiamo portando verso Tirrenia, sta spirando un forte vento dal mare, quindi i corridori stanno procedendo a ventaglio. Nelle prime posizioni c'è tutta l'Ecoclear a difesa della maglia di leader di Roberto Pistore e della maglia degli stranieri che viene indossata da Luttenberg. Ecco qui le due maglie, Luttenberg e Pistore, che si portano in testa al plotoncino. Poi vediamo anche gli uomini della Brescia Calze, della Pool 93. Abbiamo visto anche tutte le formazioni nelle prime posizioni. Inquadratura per il condirettore di corsa Gemme. Ed ora ci portiamo sull'arnaccio per ritransitare da Cascina. E al 42esimo chilometro nasce questo tentativo a due, vediamo con il numero 72 lo svizzero Albert Urliman sulla sua ruota con il numero 3, inquadrato in questo momento Maurizio De Pasquale, atleta della Vellutex Alessi Cross di Casini. I due sono usciti prepotentemente dal gruppo, hanno già una trentina di secondi di vantaggio nei confronti degli inseguitori, gruppo che è rimasto un attimino sulle sue, poi alcuni tentano di venire via, il caso di Simone Gobbini, inquadrato in questo momento, atleta della Magnaredo Texar Sima Carrier, eccoci su Adriano Dini che insieme a Sandro Manzi dà le notizie in corsa che vengono riprese da Viganò. Siamo ancora alle spalle di Gobbini che ha 32 secondi di ritardo nei confronti del tandem di testa, il gruppo è a 45 secondi, ma è piuttosto problematica l'azione di Gobbini che infatti di lì a poco viene ripreso dal gruppo. E con le immagini siamo al 76esimo chilometro, è ancora in atto il tentativo a due, stiamo per transitare da Ponticelli, volteremo a sinistra ed andremo ad affrontare la prima asperità della giornata, quella di Santa Maria a Monte. Il tentativo di Urliman e di De Pasquale sta prendendo consistenza, i due hanno un vantaggio di un primo e 30 sul gruppo, e pochi chilometri prima ci ha investito un violento acquazzone, fino a quel momento le condizioni atmosferiche erano state ottime, purtroppo ripeto c'è stato un violento temporale che si è abbattuto sulla carovana. Comunque tutto fino a questo momento sta procedendo nel migliore dei modi. Siamo all'inizio della salita di Santa Maria a Monte con De Pasquale e Urliman, ma nel frattempo purtroppo rincomincia a piovere. Come possiamo vedere da queste immagini sta ancora arrivando un violento temporale. Il gruppo è a un primo e 35, vediamo davanti, ci sono gli atleti del team Amore e Vita Galatron Fanini con Giacomelli, sulla sua ruota c'è Beggi. E ripeto, ancora un violentissimo temporale si sta abbattendo sulla carovana. Vediamo nelle prime posizioni gli atleti, abbiamo visto Pistore, abbiamo visto tutti gli altri, gruppo praticamente allungatissimo. Il Gran Premio della Montagna è andato a Maurizio De Pasquale che ha preceduto Urliman che in questo momento è rimasto staccato e quindi al comando abbiamo, dopo subito aver scollinato in vetta al Santa Maria a Monte, Maurizio De Pasquale. Qui siamo ancora sullo svizzero Albert Urliman che sta cercando di riportarsi sul corridore della Vellutex che appare scatenato. De Pasquale in questo momento ci sta chiedendo il vantaggio che ha e in questo momento ha 23 secondi su Urliman mentre il gruppo è un primo e 23. Ci stiamo portando verso Bientina, poi ritransiteremo da Cascina e infine andremo ad affrontare la salita lungo i 9 chilometri che da Calci ci condurranno in vetta al Monte Serra. Vi ricordo che stiamo seguendo la seconda tappa del Giro della Toscana Dilettanti Internazionale, ancora Maurizio De Pasquale in fuga, veramente brillante fino a questo momento il corridore della Vellutex diretto da Ettore Giglioli che da diverse decine di chilometri è al comando, sono già una cinquantina di chilometri che è in testa. Fino a qualche chilometro fa era in compagnia dello svizzero Urliman, ora è da solo. Comunque sembra intenzionato ad insistere nella propria azione il corridore
contrassegnato dal dorsale numero 3, si volta, ripeto, il suo vantaggio è di 1,20, ma Radio Informazioni ci segnala che il gruppo ha una forte reazione, quindi staremo a vedere l'evolversi della situazione. Vi ripeto, stiamo per transitare da Bientina, poi andremo a transitare da Cascina e infine inizierà la salita del Monte Serra.
sensazione di poter rimontare. Ecco, con la telecamera fissa, bel testa a testa, ancora 40 metri. Colombo sembra farcela ed è Colombo davanti a Luttenberg per pochissimi centimetri. Ed eccoci ora a 27 secondi, sta arrivando il terzetto degli inseguitori, non c'è sprint. Al terzo posto si classifica Alessio Galletti davanti a Luca Scinto e a Roberto Pistore. Quindi 5 atleti fino a questo momento, ora un primo e 41 è Dimitri Murascu, che è rimasto vittima di una caduta insieme a Luca Scinto nella discesa, che viene a conquistare la sesta posizione. Siamo ormai negli ordini delle 2 minuti e c'è un gruppetto di una decina di atleti che va a sprintare per la settima posizione. Vediamo, c'è un danese davanti, è Mikkelsen, e Mikkelsen davanti a Varocchi, Rofi e Lussignoli nell'ordine. Questo drappello ha accusato un primo e 58, la media anche oggi è stata altissima, 42.700 finale, nella prima ora di corsa erano stati percorsi oltre 47 chilometri. Altri corridori al traguardo, siamo a oltre 2 primi e 30, quindi ricordo vittoria di Gabriele Colombo della Quoril davanti a Peter Luttenberg della Ecoclear, terzo Alessio Galletti. Qui siamo alla vestizione delle maglie con Roberto Pistore che indossa la maglia di leader, la maglia delle Autotrasporti Beta, che va al leader della speciale classifica generale, con lui le miss di questo giro. Ricordo appunto l'ordine d'arrivo, e quindi Roberto Pistore si è confermato in testa alla classifica, mentre il suo compagno di squadra Luttenberg è passato al secondo posto nei confronti di Luca Scinto, che in questo momento sta vestendo la maglia della New Chem, e appunto maglia arancio per Luca Scinto, che come già ricordato è rimasto vittima di una caduta. Domani ultimo atto di questo Giro della Toscana, si parte alle ore 12 da Ponte Egola, siamo nel cuore del comprensorio del Cuoio, eccoci ora con Gabriele Colombo che va a indossare la maglia del Gran Premio della Montagna, e il leader è Pistore con 10 punti davanti allo stesso Colombo con 6, a Scinto con 5, ma visto che Pistore ha la maglia assoluta, la maglia va a Colombo, viene indossata a Colombo. Questo è Peter Luttenberg che indossa la maglia del migliore straniero. Dicevo, domani è la tappa più lunga del giro, partenza alle ore 12 e quindi domani si archivia questo Giro della Toscana. Questo è il russo Murascu che ha conquistato la maglia dei giovani. Carrellata finale sui leader delle speciali classifiche, e quindi grazie a tutti per la cortese attenzione, via con le interviste. Con Gabriele Colombo, grande vincitore di questa seconda tappa del Toscana 93 qui a Cascina. Allora, prima di tutto complimenti, raccontami lo sprint finale, bel testa a testa con Luttenberg. Sì, ci sono stati gli ultimi 5 chilometri che purtroppo lui non ha più collaborato con me, non riesco ancora a spiegarmi perché, anche che c'era il suo compagno dietro, io non sono più in classifica, perlomeno non ho molto distacco dal primo che è il suo compagno. Niente, comunque io sono arrivato qua fino ai 500 metri che ho tirato, poi ho cominciato a riposarmi un po', a controllare, ho fatto la volata ai 200 metri, quando ho visto che partiva lui sono partito anch'io. Ci tenevi a lasciare un'impronta in questo Giro della Toscana? Sì, purtroppo mi spiace per il disguido di ieri, perché sennò potevo lottare anche per la maglia. Ecco, ieri tu sei uno di quelli rimasti dietro alla partenza? Io avevo sentito che si partiva giù sotto, per cui non ho preso rischi in discesa. Non avevo paura, perché anche oggi il distacco poi si è verificato nella seconda discesa, che era anche pericolosa. Il rischio in certo senso è anche, fa parte del nostro lavoro. E ieri c'è stato proprio un disguido con il giudice. Domani, ultima tappa, cosa speri di fare? Ma domani, non lo so, vedremo di puntare ancora una tappa, se è possibile, se no di aiutare i miei compagni. Fondamentalmente come ti sembra questo giro che ritorna dopo 7 anni a livello, diciamo, generale? Sì, il giro è organizzato bene, recrimino soltanto che ci sono delle tappe forse un po' corte. Ormai siamo a finale di stagione, ci potrebbero essere delle corse anche con qualche chilometraggio, anche se oggi era di 132, un po' poi è venuta molto più lunga. Siamo ora con Piscina, il tecnico della Quoril che ha guidato al successo Colombo, insieme a lui Sauro Valori, direttore dell'organizzazione. Allora Piscina, complimenti prima di tutto, una vittoria di tappa che ci voleva forse per lasciare un'impronta in questo giro. Ma ci voleva sicuramente, e ne sono molto felice di questa vittoria, prima di tutto perché l'amico Sauro Valori è un vero amico, il giro l'ha organizzato lui, ci teniamo a aver fatto questo successo. Purtroppo non lo sto apprezzando come dovrei, perché ho delle note polemiche riguardanti la tappa di ieri, che sicuramente c'è stato un grosso errore sia dal presidente di giuria che il direttore di corsa, in quanto quel via che hanno dato ufficiale
a mio avviso non era regolamentare. In più un'altra punta polemica la vorrei fare con la squadra dell'Ecoclear, in quanto schiera una mista che non è prevista da nessun regolamento e sicuramente porta delle condizioni di non poter esprimere i veri valori di questo giro. Quindi al di là, questo è un fatto che non tocca l'organizzazione, anche Colombo nell'intervista mi ha detto che anche lui è un po' amareggiato per ciò che è successo ieri, crede che questo abbia influito sul risultato finale della tappa di ieri? Sicuramente, perché noi sapevamo che Colombo era in grossa condizione e puntavamo a vincere questo giro. Purtroppo ieri, per una situazione che nessuno è riuscito a chiarirmi ancora, abbiamo compromesso il giro e questo veramente mi lascia molto amareggiato. Allora Sauro, secondo capitolo si è consumato, anche oggi un po' di pioggia, ma insomma fondamentalmente è andata meglio di ieri, come ti ritieni soddisfatto? Sì, per fortuna è andato tutto bene. Un'altra nota positiva è che ha vinto un ragazzo della Curil, che è una società che tengo molto perché seguo tutte le domeniche. Sono contento perché questa vittoria vada a Diego Pellegrini, che ci ha lasciato un altro giro a tappe, e a tutta la sua famiglia. Luca Scinto ancora un'ottima prova, sta indossando ancora la maglia arancio, è quarto in questa seconda tappa, soddisfatto anche se so che purtroppo c'è stata una caduta anche quest'oggi. Sì, sono soddisfatto, purtroppo ho fatto la discesa senza rischiare niente, perché sono scollinato a 50 metri dai primi e ho perso anche in discesa. Ho recuperato dopo in discesa su Pistore e Russo, niente, poi in fondo senza rischiare i freni non facevano più, ho frenato e... ho sbagliato la curva e ho preso frontale al muro, sono caduto, senza quella caduta lì sicuramente ho messo fuori uso anche il Russo, e il Russo non è rientrato, io sono rientrato per merito di Alessio, forse senza quella caduta, cioè forse si rientrava su Colombo e Lutenberg, perché Lutenberg non collaborava, a parte cambiava poco, Colombo avrebbe vinto lo stesso perché era più veloce, però avrei mantenuto ugualmente la seconda posizione. Spero che domani almeno ci sia il sole, perché io con questo tempo non ce la fo più, con l'acqua soffro moltissimo. Speriamo che domani ci sia il sole, passerò dal mio paese due volte al Galleno, forse ce la metterò tutta, sapete che io sono un attaccante, si vedrà. Comunque devo dire che Pistore senza dubbio vincerà il giro, perché sia lui e Lutenberg vanno molto forte, non c'è niente da fare, sono troppo forti. Roberto Pistore si è confermato leader in questo terzo giro della Toscana, accanto a lui il compagno di squadra Peter Lutenberg, che quest'oggi si è classificato secondo. Allora Pistore, una tappa che temevi, mi avevi detto ieri, è andata tutto sommato bene, no? Sì, è andata tutto sommato bene, sulla salita sono scollinato con Colombo così, poi in discesa ho avuto paura perché mi si era stortato un po' il manubrio, ho rischiato un paio di volte di cadere, comunque sono arrivato lì. Ormai è fatta? No, ormai cioè è fatta, si dice domani dopo l'arrivo. Niente, va. Auguri. Allora Peter Lutenberg, ancora un'altra bella prova. Raccontami un pochino la volata con Colombo. Hai perso di pochissimo, hai qualcosa da recriminare in questo sprint? Oh, non capito. La volata con Colombo, lo sprint, hai perso di poco. Potevi far meglio? Sì, ho perso penso a 5 centimetri, ma... domani provo ancora e vediamo. Quindi domani speri di poter vincere? Sì, voglio vincere, ma vediamo. Auguri. Allora ora vorrei Giorgio Mercati, che è il general manager dell'Ecoclear. E devo dire che questo giro da ieri c'è una vena polemica un po', forse anche nei vostri confronti, per quella famosa partenza. Anche Piscina pochi istanti fa si è un pochino lamentato. Sentiamo un po' la campana dell'Ecoclear. Ma tutti si lamentano quando il risultato paga gli sforzi di qualcuno che vuole premiare dei ragazzi che si impegnano. Io non ho presentato una squadra mista e ci tengo a ribadirlo, anche per confermare il buon lavoro della giuria che egregiamente ha risollevato ogni responsabilità agli organizzatori di questo. Ringrazio anche la federazione che si è impegnata notte fonda a risolvere il problema. Sono partite due formazioni e abbiamo 6 corridori in gara, 2 di nazionalità svizzera e 4 italiane, quindi facciamo corsa a parte sia l'uno che l'altro. Infatti le immagini di ieri che avete mostrato mostrano un Lutenberger che tira per andare a prendere Pistore, per cui io smorzerei subito le polemiche. Se gli altri pensano di essere più bravi, cerchino di esserlo.
anche essendo dei signori, perché bisogna comportarsi da signori e venire a dire le cose come sono. Grazie. In chiusura di questo servizio da Cascina vorremmo sentire il sindaco Franco Menichetti e l'assessore allo sport Caterina Baroni. Allora, sindaco, un commento su questa bella giornata di sport di ciclismo qui a Cascina. Sì, io credo che sia stata veramente una bella giornata di sport indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Io credo che la gara, l'alta media che si è ottenuto dimostri l'alto valore tecnico di questa tappa Cascina inserita nel terzo giro della Toscana. Voglio, come ho già detto, ringraziare il gruppo Ettore Meini, che in occasione del 20° Gran Premio Ettore Meini ha saputo organizzare questa gara. Ancora una volta, con la collaborazione dell'ente locale, con l'aiuto delle altre società sportive, abbiamo vissuto una giornata importante di sport nel nostro comune, sport che anche in altri settori sta riscoprendo fasti di un tempo non molto lontano. Quindi nel ringraziare di nuovo il gruppo Ettore Meini, riconfermo l'impegno dell'amministrazione comunale alla collaborazione e alla partecipazione in tutte quelle manifestazioni che come questa meritano di essere seguite per l'alto valore che esse assumono nel campo sia agonistico che della partecipazione della cittadinanza. Grazie signor sindaco. Allora, assessore allo sport Baroni, da lei vorrei un commento così a livello di lei. La gente, mi sembra che sia, nonostante anche la giornata purtroppo anche oggi un po' inclemente, abbia partecipato a questa manifestazione. Sì, infatti voglio esprimere innanzitutto la soddisfazione personale per la riuscita anche della manifestazione in senso complessivo. Io sono stata alla presentazione, per cui oggi per noi rappresenta la seconda tappa, ha rappresentato un momento importante, però ecco, una soddisfazione maggiore proprio per la partecipazione della gente. Cascina ha una tradizione ormai nel ciclismo come anche in altri sport, quindi la dimostrazione che oggi molta gente è venuta a vedere nonostante appunto le condizioni del tempo non siano state ottimali, questo sta a significare che il ciclismo è ancora molto sentito, quindi è qualcosa che non soltanto poi a livello cascinese o regionale, ma il ciclismo è una realtà insomma nazionale, per cui la dimostrazione che tutta questa gente sia venuta vuol dire che c'è un attaccamento al ciclismo in sé per sé, ma anche a Cascina, che rappresenta appunto questa tradizione, e quindi a coloro che hanno organizzato insieme all'amministrazione la realizzazione di questa manifestazione. Grazie assessore, vorrei concludere con una bandiera qui di Cascina. Anacleto lo conosciamo tutti e da tantissimi anni nello sport. Allora, cosa ci può dire al termine di questa bella manifestazione che era valida anche come Coppa Ettore Meini? Ma io ti dico la verità, per me non ho sentito neanche piovere, non ho neanche visto, tanto era bella la manifestazione. Non posso dire altro, non ho visto niente, ho visto una bella manifestazione che ricalca un po' quella che abbiamo fatto nell'86, la stessa tappa, le stesse cose, insomma. E fu meraviglioso, ma questa ha superato anche.